Ci saranno oltre 100 uomini che si occuperanno di presidiare tutta la zona rossa, tutti i varchi di accesso dalle 16 fino alla fine di questo grandioso evento, e poi ci saranno altre decine di uomini in divisa in borghese che si occuperanno invece delle operazioni di sicurezza attorno, soprattutto finalizzate al contrasto alla presenza e eventuale vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine. Quindi opereremo sia nel filtraggio dell'aria sia nelle aree immediatamente limitrofe, proprio per contrastare possibili violazioni all'ordinanza emessa dalla sindaca, come sempre in queste occasioni. Per quanto riguarda la viabilità, tutta la zona individuata come zona rossa, che va da Corso San Maurizio fino a Via Giolitti, fino a Piazza Castello circa, poi fino a Via Giolitti dall'altra parte, con una propaggine su tutti i murazzi, la viabilità sarà interdetta già dalle ore 16. Ovviamente sarà consentito l'accesso alle persone disabili, persone con problemi, alle persone dirette alle loro abitazioni o agli uffici che abbiano spazi entro spazi per ricovero delle vetture. Quindi sarà un servizio di filtraggio flessibile. Poi dal momento dell'evento invece ci irrigidiremo e sarà una sigillatura totale. In queste tre notti invece la zona cosiddetta buffer zone, cioè la zona di sicurezza per il volo dello sciame di oltre 300 droni che sta attorno alla piazza Gran Madre e al ponte della Gran Madre, sarà interessata da provvedimenti di chiusura molto agile e flessibile, nel senso che noi saremo dalle 2:30 circa, 3 di ognuna di queste notti presenti sul posto, chiuderemo al traffico non solo veicolare ma anche pedonale per evidenti ragioni di sicurezza e di salvaguardia del sorvolo in maniera flessibile, quindi solo nel momento in cui ci sono i voli in drone, per riaprire i droni in volo, scusate, per riaprire quando sono a terra e richiudere, direi, in una fascia oraria tra le 3 e le 5 che abbiamo individuato come la meno impattante sulla città. Un po' le solite misure che vengono sempre utilizzate in questo caso, state tutte le ordinanze, soprattutto ci tengo a sottolineare evitare di portare bibite in lattina, ovviamente contenitori del vetro off limits, e poi quelle che sono normalmente le prescrizioni anche d'accortezza che si usa quando si va a uno spettacolo pubblico, uno stadio o qualunque manifestazione del genere. Sarà un numero cospicuo di agenti sia della Polizia Municipale che di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, come sempre, perché questa sia una festa, possa essere una festa e non sia rovinata da nulla. Ecco, ci tengo sempre a ribadire che le misure di sicurezza a volte sono un po' tra virgolette, non dico mal tollerate, ma a volte sono un po' seccanti. Dobbiamo tutti pensare che queste misure vengono prese per poter garantire un regolare svolgimento assolutamente in sicurezza e serenità di una manifestazione che, ripeto, raccoglie decine di migliaia di persone.